Diciamo che questo è solo l'ennesimo episodio singolo. Vogliamo inquadrare la questione, cioè che cosa sta diventando il Mediterraneo, una sorta di cimitero a cielo aperto. Questi sono i dati, li possiamo mettere a schermo pieno con l'aiuto della regia, che vengono diffusi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 505 morti in Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 319 dispersi e 4.819 migranti che sono stati soccorsi in mare. Quante volte interviene la nostra Guardia Costiera, anche in acque SAR non italiane, per salvare vite? Tante volte. Fausto Biloslavo ha seguito le operazioni di una di queste navi che aiutano a alleggerire il carico, la pressione che c'è sull'hotspot di Lampedusa. Sentite e guardate. La nave della Guardia Costiera qui a Lampedusa verrà utilizzata per il soccorso dei migranti e anche per il trasferimento, come sta avvenendo, per decongestionare l'hotspot dell'isola. Questa è nave Aurelio Visali della Guardia Costiera Italiana, è l'ultima unità consegnata alla Guardia Costiera ed è un pattugliatore polivalente d'altura, può essere impiegato per tutte le missioni e i compiti istituzionali del corpo, tra i quali c'è la ricerca e il soccorso. È una delle tante operazioni di accompagnamento a terra a Porto Empedocle o a Pozzallo, un gruppo, in questo caso si tratta di famiglie. Dobbiamo, ripeto, evitare di congestionare l'hotspot, è essenziale e vitale, è lo sforzo che sta facendo il Ministro dell'Interno. Prevediamo un periodo molto intenso, il Commissario all'Immigrazione ha messo a disposizione, tra l'altro è riuscito ad avere 3 aerei dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare, 3 Hercules per portare ognuno di questi un centinaio di persone a destinazione, preparandoci anche al peggio, che 1.300 unità al giorno siamo assolutamente in grado di affrontarle di qui a poco. Ecco i barchini, barconi usati dai migranti per arrivare a Lampedusa e queste sono le bare del mare. Costruite con lamiere di ferro in maniera artigianale, trasporti low cost ma estremamente pericolosi. Abbiamo Egitto, Bangladesh, Siria, Eritrea e Somalia. Okay. Quanti siete? Noi siamo 5 team formati da ogni team formato da medico ed infermiere, quindi siamo 10 più il logista. Questo è uno dei nostri appartamenti vicino al molo, in modo che noi quando veniamo chiamati a qualsiasi ora del giorno o della notte possiamo essere pronti per imbarcarci sulle motovedette della Guardia Costiera, Guardia di Finanza in meno di 10 minuti.